profumi e spiritualità. In questo video, ragazzi, vi voglio parlare di due argomenti di cui parlo abbastanza spesso, ma che ovviamente voi mi chiedete, Marco, ok, ma come correlare beauty, quindi qualcosa che appartiene, diciamo, a un mondo più superficiale, un mondo esterno, confronto a un mondo interiore, quindi la spiritualità. Ho già fatto un video a riguardo in cui parlo di come conciliare beauty e spiritualità, in cui vado proprio a parlare di che senso ha in un canale parlare di entrambe le cose, ma qui voglio parlarvi un po' di più proprio dell'argomento profumi e farvi vedere dei profumi che io ritengo a livello di concetto spirituale, quindi qualcosa che io intendo secondo me come concetto, come idea, forma fisica che io ritengo che possano essere spirituali, considerati spirituali. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco D'Elia. Sono ex Mr. World Italia, ho iniziato la mia carriera nella moda per poi proseguire invece con la creazione di contenuti, cercando di arrivare alla versione migliore di me stesso. Il mio focus inizialmente era quello sulla crescita esteriore e poi invece è passato a una crescita interiore. Quindi quello che faccio attualmente è documentare il mio percorso sui social per arrivare alla versione migliore di me stesso, non più o non solo a livello esteriore, quindi capelli, profumi, vestiti, qualsiasi cosa, ma soprattutto ultimamente da un punto di vista interiore. Quindi ho iniziato il mio percorso interiore, il mio percorso spirituale di yoga, meditazione. Vi lascio il link in descrizione al video se volete saperne di più sul mio percorso. E ovviamente ogni tanto parlo di una cosa e dell'altra, quindi spesso mi arrivano commenti o comunque domande in cui mi chiedi: ok, Marco, ma tu che fai yoga, tu che parli di spiritualità, tu che parli di crescita interiore, poi ci fai un video sui top 10 profumi per Halloween. E io vi dico: sì, ragazzi, allora, innanzitutto, come vi ho detto nel video di come conciliare beauty e spiritualità, ovviamente se non ti identifichi in qualcosa che fai, le tue azioni non vanno neanche quasi a toccare quello che succede dentro di te. Quello che succede all'interno di te è tua responsabilità al 100%, e nel momento in cui entri nel percorso interiore, inizi a avere una stabilità e una identità, che poi è il contrario dell'identità, perché vai proprio a eliminare un po' questo ego talmente forte che a un certo punto tutto quello che fai a livello esteriore scegli tu se consapevolmente identificarti con quella cosa per un momento, quindi entrare in un ruolo, nella società per vari motivi, per sopravvivenza, per lavoro, per vari motivi, oppure farlo senza esserne toccati, quindi divertirsi senza dover subire le conseguenze della sofferenza che porta all'identificazione con quella cosa. È come se quello che fai diventasse un po' un gioco. È come, non so, andare a giocare a calcio. È bello il calcio o qualsiasi altro gioco nel momento in cui entri in campo, dai il massimo e in quel momento lì vincere è questione di vita o morte, ma poi quando finisce la partita, il fischio finale, ti togli la maglietta e tutti amici come prima, si torna a ridere. Allora il gioco diventa un bel gioco. Il problema è quando ti entra in testa e finita la partita, ti sei dimenticato che quello è un ruolo che hai intrapreso. Quindi nel momento in cui intraprendi un ruolo per fare qualcosa nella vita, come parlare di beauty oppure andare in società e voler essere a livello esteriore la versione migliore di te per avere anche delle conseguenze di impatto e per vari motivi, quella è un'altra cosa. Quindi si può assolutamente fare una cosa, basta che non sia compulsiva e che comunque non ci si identifichi con quella cosa. Quindi questo è l'importante. Ma dal punto di vista spirituale, c'è un collegamento tra profumi e spiritualità? Ovviamente i profumi sono sia un accessorio che può essere un accessorio di lusso, quindi qualcosa di superficiale, tra virgolette, ma allo stesso tempo possono essere qualcosa di molto profondo, quindi una parte artistica molto forte. Il profumo è arte. Le persone che creano profumi, i nasi profumieri, sono persone che studiano per tutta la vita, si esercitano, vanno in giro per il mondo ad esplorare per tutta la vita per creare proprio delle vere sinfonie con le note olfattive. Quindi è arte, arte vera e propria. Ci vuole talento, ci vuole coraggio, ci vuole fortuna anche per creare un ottimo profumo o comunque una sinfonia di odori. Quindi anche il profumo in realtà ha varie sfaccettature, ma essere spirituale è un'altra cosa. Cosa vuol dire spiritualità? Spirituale significa tutto ciò che non è forma, tutto ciò qui quindi non ha confini, perché confini, una forma, il mondo delle forme, il mondo del corpo, esiste perché esistono i confini, quindi le forme finite, il mondo fisico esiste perché esistono i confini. Se non esistesse il confine tra me e voi, o il resto del mondo, sarebbe tutta una cosa unica e quindi non esisterebbero il mondo delle forme, quindi l'individualità. Ma allo stesso tempo, l'individualità è una cosa mentale, è un concetto mentale. Se lo si guarda dal punto di vista esistenziale, non c'è me o te,
è veramente tutto un miscuglio. Noi siamo presi semplicemente dal terreno, siamo un accumulo di cibo, di madre terra che è nata, siamo cresciuti, siamo come questo pianeta che si è un attimo esposto e poi torniamo dentro appena finito. È proprio un pop-up leggerissimo. Poi noi creiamo un dramma pazzesco sulla vita, quindi questi 50-100 anni che facciamo sul pianeta ci facciamo di quelle storie assurde nella nostra testa, ma esistenzialmente siamo proprio un pop-up e un pop-in dentro al pianeta Terra, quindi siamo un pezzo di pianeta vero e proprio che cammina. Quindi se vai a togliere questo concetto mentale, questa etichetta mentale, potenzialmente tutto è spirituale, non c'è niente che non è spirituale, perché tutto ciò che ha confini è di forme, ma nel momento in cui togli i confini, perché sono per la maggior parte una questione di etichette, in realtà tutto è uno, tutto interagisce uno con l'altro, non c'è differenza tra l'albero e me, nel senso che l'albero butta fuori l'aria, la fa rientrare, e io butto fuori l'aria, la faccio rientrare. Io senza l'albero non vivo, metà dei miei polmoni è là fuori, idem per il cibo, per tutto. Quindi in realtà ci si accorge che dal punto di vista fisico il mio corpo non è differenza con tutto il resto. La maggior parte della gente purtroppo se ne accorge solo nel momento in cui il corpo lo sta per perdere, ma questa è una realizzazione che prima la fai e meglio è. Anche la scienza al giorno d'oggi, la fisica quantistica, ti dice proprio che l'energia è unica, non c'è qualcosa che si può distruggere o creare, si trasforma tutto, quindi tutto è uno. Quindi se vai a togliere le etichette mentali, tutto è uno, quindi vuol dire che tutto è spirituale. Quindi questa dimensione oltre la testa, se vai oltre il pensiero, oltre la testa, che va quindi oltre la testa e la parte fisica, la chiamiamo spirituale. E siccome tutto è spirituale, spiritualità semplicemente vuol dire che si sta parlando non di tutti, si sta parlando di tutti gli aspetti di te, quindi non solo la parte fisica, non solo la parte mentale, ma tutti gli aspetti di te, anche quelli che non vediamo. Il profumo, ovviamente, essendo diciamo parte dei cinque sensi, fa parte del mondo delle forme, ma allo stesso tempo ci sono cose, strumenti o comunque determinate cose che si possono fare nel mondo delle forme per accedere anche a determinate dimensioni, o comunque per aiutarsi a creare una situazione auspicabile per uscire dalla propria creazione della testa, dalla propria mente e tornare nella vera creazione, quindi qui e ora nel momento presente. Fin da sempre, ad esempio, l'incenso è sempre stato utilizzato fin dall'antichità per determinati riti o comunque per aiutarsi in questa situazione, o comunque anche nella chiesa l'incenso ha un ruolo molto importante. Ma il profumo, che deriva proprio da parfumum, quindi per il fumo, tramite, attraverso il fumo, anche questo aveva un ruolo spirituale, nel senso che nell'antichità, quando veniva bruciato un corpo, soprattutto di gente importante, si buttavano degli oli essenziali profumati, e nel momento in cui questo corpo bruciava, andava ovviamente verso l'alto, quindi verso gli dèi, il paradiso, le divinità. È come se si pensasse che quella persona, l'anima di quella persona, attraverso il fumo di questi oli essenziali, attraverso questo profumo, questo odore, potesse andare verso l'alto. Quindi era un po' un aiutare l'anima, la persona, non corpo, a attraversare questa fase della dopo la vita in modo più facile. Poi ovviamente tantissime culture, religioni, eccetera, hanno utilizzato la spiritualità, hanno utilizzato il profumo e i sensi in modi diversi per aiutarsi anche in ambito spirituale, ma sarebbe un video lunghissimo. Qui semplicemente fatemi sapere invece se volete che ne parli. Farò anche un video sull'incenso con Don Ambrogio, un prete della mia zona, che volentieri ne parlerà con me. Ma poi voglio parlare semplicemente anche di ok, c'è tutta questa cosa qua, ma dal punto di vista invece di forme c'è anche il concetto di spirituale. Quando si pensa a un odore spirituale, lo associ solitamente a odori profondi, ovviamente, perché vanno oltre la superficie di forme, quindi vanno oltre, quindi qualcosa che sia di scuro, incenso, legni, qualcosa di molto che toccano dentro di te, qualcosa non superficiale, quindi che non si vedono a primo impatto, come le note di fondo di un profumo, invece che le note di testa che arrivi subito, qualcosa che invece si concentra la propria anima del profumo sulle parti più nascoste. E alcuni profumi possono accenderti un po' questa cosa, soprattutto perché il profumo è molto collegato ai ricordi, che sono molto collegati alle emozioni, e quindi possono aiutarti a uscire dalla testa e tornare in un momento presente, oppure aiutarti a creare delle situazioni dentro di te piacevoli o per vari altri motivi. Ad esempio, dei profumi che a me accendono questa cosa non sono assolutamente sponsorizzati, a un video proprio così. Uno è Anima Mundi, questo qua, è un profumo, si chiama Dusara. È un profumo che dovrebbe ricordare proprio Petra, o comunque
quel mondo ed è veramente incredibile. Un profumo che secondo me ricorda proprio qualcosa di oltre, come un tesoro nascosto, come il tesoro dell'alchimista nascosto che alla fine scopre che è sempre stato da dove è partito. Un altro invece è proprio un profumo ispirato alla pietra nera che viene venerata ed è Black Gemstone. Vi parlo sempre di questo profumo di Stefano Berlucas. È un profumo secondo me pazzesco, buonissimo, scuro, rituale, buonissimo, non c'è niente da fare. Un altro invece è, non sto parlando di chiese, sto parlando di spiritualità, neanche di religione, parlo di spiritualità, la parte interiore di sé, quello che non si vede, la parte più profonda di sé, dell'individuo, ed è l'air du désert marocain. Questa è l'aria del deserto del Marocco, il mio profumo concettuale che mi piace di più, che sa proprio di aria del deserto del Marocco, ma ricorda proprio una distesa infinita. Se avete letto L'Alchimista, come vi ho parlato di Paulo Coelho, ricorda proprio quella ricerca di se stessi. Un altro è un profumo che si chiama Aksum di Ren de Saba, è un profumo veramente paradisiaco, questo invece è luminoso, dà proprio un'idea di angelico, di qualcosa di bello, proprio che mi dà quella sensazione. Sono profumi da sensazioni, ecco, non da odore. Ma quello che c'è oltre all'odore, quello che ti crea quell'odore, alla fine la parte fisica dell'odore viene collegata al cervello che poi ti dà dei pensieri e i pensieri creano delle emozioni. Quindi poi sono quelle le emozioni che senti e che ti danno qualcosa. E poi l'ultimo, che è un profumo tra l'altro che mi è arrivato da pochissimo, si chiama Me New York ed è Black Star, è il nuovo profumo di Me New York. E questo è pazzesco, questo mi piace tantissimo, è proprio ispirato alla luce della consapevolezza umana in un periodo di cambiamento, quindi etereo, scuro, incenso, ma allo stesso tempo freddo, quasi spaziale, con questa rosa, con questo Lily of the Valley, non so, veramente incredibile. Quindi ecco qua ragazzi, niente di che, è un video un po' particolare, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!